Le auto che decidono di sostare nei nuovissimi stalli davanti alla Noi Lucidi dovrebbero rimanere per 20 minuti e così invece non è. Nessuna delle automobili in sosta davanti alla Noi Lucidi, già da lunedì scorso, primo giorno di scuola, non ha esposto il disco orario in modo corretto. E di multe, almeno a prima vista, ancora non se ne vedono. L'assessore ai lavori pubblici, Giorgio Di Giovan Giacomo, ribadendo l'importanza di questa nuova opera, ricorda ai cittadini che i parcheggi sono a servizio, in primis, dei genitori di chi frequenta la scuola. Lì funziona che sono 17 stalli a rotazione per, diciamo, dalle 7.30 alle 14 a 20 minuti di sosta massima, dove i genitori potranno tranquillamente parcheggiare, lasciare i propri figli e più presto possibile, diciamo nell'arco dei 20 minuti, se possibile anche prima, in maniera tale di dare la possibilità anche agli altri genitori di trovare posto libero, devono andarsene. Dunque, questo è l'intervento che abbiamo fatto in quella zona per mettere a norma, diciamo, le entrate e uscite dalle scuole con dei passaggi pedonali protetti, rialzati e anche con un sistema parcheggi in maniera tale che i ragazzi non uscivano, diciamo, in prossimità della carreggiata creando pericolo alla circolazione e ai ragazzi stessi.